Saluto l'associazione Città di Partenope, simbolo della vitalità di questa città. Una città viva, fatta di associazioni, di comitati, di energie positive, di persone, donne, uomini che amano questa città, che si impegnano per una città diversa, per una città bella, per una città sicura, per una città che investa sulla cultura, sul decoro, sulla vivibilità. Io nel programma per diventare sindaco di Napoli metto proprio la bellezza della nostra città, Napoli, la cultura al centro. La cultura non è solo immagine, la ricchezza di questa città non è solo estetica, ma anche produttività economica. Una città che investe in cultura, in sicurezza, in vivibilità, in solidarietà, in uguaglianza, diventa anche città più ricca dal punto di vista economico, perché vengono turisti, il commercio va bene, si investe, capitale pubblico e capitale privato. Credo che a Palazzo San Giacomo ci sia bisogno di una persona che sia garante, che sia imparziale, che sia in grado di garantire i diritti per tutti, con una pubblica amministrazione efficiente, con meno burocrazia, con snellimento dell'apparato amministrativo. Sono convinto che Napoli deve essere più bella, più gioiosa, più sicura, una Napoli che viva non solo di giorno ma anche di notte, con Napoli che investa tantissimo sulla vivibilità del suo centro storico, che sappia riconquistare le periferie, una Napoli che sia più sicura, che investa tanto nel trasporto pubblico e che sia intollerabile che alle 10 di sera il trasporto pubblico debba chiudere, in modo da non consentire alle persone di vivere in tutte le ore del giorno la nostra amata città.